ragazzi, io sono Gesius e oggi si riprende con Mega Man Star Fox 3 Black Ace. Ok, in questo episodio dobbiamo recarci al tetto della scuola, che infatti è il primo posto dove mi recherò perché è più semplice a cui accedere. E per secondo luogo, per far fuori Moon Destroyer, invece nel secondo luogo dovremmo recarci al covo del DLC nella macchina del Crimson. La macchina fabbrica Crimson, come chiamata? No, impianto Crimson, non è neanche la macchina Crimson, non so come possa essere, ma lo scopriremo. Stavo dicendo, quindi deve essere qui, non sarà mai qui nella vita, vero? Oh mio Dio. E però ci sono buone probabilità che sia qui, se non c'è mio spazio così. Oggetti Holy Hunter, subito. Eh sì, non ci credo, ho indovinato. Vai, 50-50. Ce l'ho fatta! Ok. Moon Destroyer. Moon Destroyer R. Non passerà molto prima che elimineremo Sirius. Giù la maschera, ragazzo. Puoi arrenderti adesso e risparmiarti altre umiliazioni. Yo, yo! Ah, che rottura. Anche in questa versione R dice yo, yo. Yo, yo! Tu sei uno di loro. Non sei del pianeta M? Come fai a saperlo? So un sacco di cose. Sai, Sirius aveva una mezza idea di raggiungere il pianeta M alla sua collezione, dopo aver messo le mani sul pianeta FM. Ma non credi anche tu che il pianeta M sia un po' malandato? Yo, 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 che storia, yo! Maledetto! Ragazzo, se questo tipo aggiunge un'altra cosa, giuro che... Mega, sta calmo. Gli daremo ciò che si merita. Yo, 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 sono pronto! Mega non ha commentato l'ultimo yo, 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 però. Ok, che carte di schifo, proprio... Abbiamo fatto fuori la versione... Abbiamo fatto fuori la versione V3 perché non la R. Perché magari la R è giocata come non so cosa. Nah. Mia, sta parlando sempre di mille strade, eh. Però si dà da fare, tipo lì. Mi ha preso. Tanto mi ha preso. Aglio mi ha ripreso. Non è facile muoversi al contrario. No. L'ho preso? Non ci credo. Quella me lo dovevi assegnare, buono, dai. Posso giocare anch'io sport, cosa credo? Posso giocare anch'io pesante, non è che sei l'unico che sa fare due mosse di danza, yo yo e poi. Non ho che uso supporto, non è vero. Uso supporto. Lo facciamo fuori con Dragon Sky, cioè mica Bawamicio, non so se mi rendo conto. Non so se vi faccio capire l'elevatezza che ha raggiunto. Aspetta. Nemico eliminato. Ok, quindi effettiviamo il transalto e devo un'altra volta raggiungere il combo del Tia. Non mancano poi così tanti nemici, mancano Jack, Tia e Joker, oltre naturalmente a Taurus, che adesso andiamo a fare il culo. Ok, proviamo se è qua, è male che vada, è nell'altra. Perché vediamo se è nei fusti del Crimson. No, sapete che vi dico, secondo me non è qua. Al massimo torno indietro, ma secondo me è troppo dispersiva quell'area. Quindi punterei... Ragazzi? Ho trovato! Ok, pensavo di poter finire ieri in questo episodio, ma direi che possiamo passare al mio mazzo. Power. Adesso mi porto gli stessi HP che io ho io nel gioco. Ok, io nel gioco ho 1700 qualcosa HP. Io ne ho 1810 adesso, ragazzi, ma non penso di farcela neanche. Neanche col mio mazzo Power. Esatto, ragazzi. Questa musica è la musica del boss Omega. Che cos'è un boss Omega? Dei dopati di merda. Che non sto trovando, forse perché ho il mantello.
Ok, se potete vedere, questa musica è molto particolare. Ve la spiego anche in una battaglia tra virus molto velocemente. Non faccio vedere neanche le carte che sto lasciando. Questa musica si sente anche nelle battaglie tra i virus. Cosa succede? Quando sentite una musica di questo tipo in un livello, dovete semplicemente fermarvi. Dovete continuare a cercare i virus, cercare virus che sono all'interno del nucleo programma, finché non vi salta fuori questo particolare boss che si chiama Omega. Salvare in questo caso non serve assolutamente a niente, perché o battete il boss Omega o lui batte voi, vi lascia con un HP e se ne va. E salvare prima di trovare l'Omega per poi spegnere e riaccendere non serve assolutamente a niente. I boss Omega sono programmati per questo modo: o li battete alla prima, oppure loro scappano da quell'area. Oltretutto hanno una probabilità molto inferiore di essere, molto bassa di essere scovati. Appena ne trovo uno, appena trovo quello che è in quest'area, combattiamo, perché non lo sto trovando. Ah, se volete che faccia una guida sugli Omega, ci sto. Però ricordate ragazzi che sono veramente, 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 veramente difficili. Eccolo qua, da trovare. Hanno una probabilità bassa. E anche se vi battono, non potete ritrovarli con Search Eye, che sarebbe quello che vi permette di ritrovarli. Ok, questo è Ice di Quadri R. No, pardon, Omega. Questo, a mio parere, è uno dei più semplici, ma vi renderete ben presto conto di che potenza ha. Sto usando il mio mazzo, quello che uso anche su Nintendo, perché è veramente forte. Ma sta facendo discreta resistenza. Il 300 lo lascerei giù un attimo. E ci conviene fare Black Ace. Aia, mi ha colpito. Avete visto ragazzi? E tu sto laggando qui, non so cosa, non so perché. Fermi tutti un attimo, sta laggando come non si sa cosa. Ok, forse è venuto. Ok. La smetti? Ok. Non so perché sta laggando in una maniera obbligata. Porca miseria. Ok, diventiamo invisibili. Divento Black Ace alla prossima, se non vi dispiace, perché mi piacerebbe diventare invisibile prima, perché veramente con gli Omega non si può mai sapere. A parte il fatto che tolgono. Ok, ho distrutto quelle cose. A parte il fatto che non si può mai sapere che cosa tirano fuori questi qua, perché sono veramente una cosa orribile. Ok, Black Ace. E direi che questo Omega ce lo portiamo a casa con tranquillità. Ve l'ho detto, Ace è il più semplice a me, tra quelli che ho fatto fuori io. Sì, ma stai calmo però. E gli ho fatto anche il doppio colpo. Nemico eliminato ragazzi. Che culo, cioè Ice di Quadri V3. E adesso dovrebbe darci questo, un pezzo Omega. Se volete che mi spieghi di più riguardo agli Omega, farò un episodio speciale, ma prima vorrei finire tutta la parte bonus. Quindi se non vi dispiace, aspettate finché non finisco la parte bonus. Siamo stati molto fortunati, ripeto, a trovarlo a questo punto della storia. Ma comunque io adesso, da brava persona, riporto la mia vita e le mie carte a quelle che erano in tempo. A parte l'inaspettata digressione sugli Omega che ho potuto fare, adesso ci concentriamo sul nostro vero obiettivo, che è accedere al nucleo programma dell'unità analisi. Non so se Taurus è qui, spererei. Sì, sono convinto al 99% che c'è qui. Eccolo qui, infatti, ragazzi. Forse abbiamo risolto. Oddio, ho perso la prima frase. Sarà stata Taurus Fire, lascia subito la Terra. Geo, di che parli? Sono io! Io! Bud? Sì, mi hanno avvertito della presenza di uno strano corpo M. Bud è in un posto come questo? Oh, chi ti ha avvertito? Chi? Ebbene, è stata Luna. Ragazzo, hai ragione, proprio come pensavo, tu non sei Bud. Che diavolo dici, Geo? Vuoi dire che non ti fidi di un tuo brother? Piantala con la sceneggiata, ormai ti abbiamo scoperto.
Buto non chiamerebbe mai Prez Luna. D'accordo, credo che sia ora che getti la maschera. Credevi davvero di poterci fregare? Basta, non mi lascia altra scelta che farti non lascia altra scelta che farti assaggiare le mie fiamme. Ragazzo, ecco che arriva. Ok. Ok, ci voleva fregare, ma evidentemente non siamo così polli. Li facciamo più polli, se volete farmi commentare. Comunque facciamo subito Cancel Bubble, che è 2 per super efficace contro Taurus. Lo mettiamo in una bolla e aspettiamo l'ultimo per. Così. Vabbè, abbiamo capito Shenduba. Ah, come potete vedere, a Taurus non mi fanno niente, i miei attacchi invece non mi fanno tanto male, perché ha l'abilità super armatura, quindi non si muove di un millimetro. Quella è veramente previdenziale. Ok, se non ti dispiace mi metto sul lato a fare la mossa, perché... Eh no, stai fermo, eh! Era già col pugno alzato. Ok, nemico eliminato. Potremmo andare a sbloccare la porta come ultima cosa di oggi. E come avevo detto prima, ci si è sbloccata una scorciatoia. Probabilmente è qui. Là, qua. E ci teletrasporta direttamente di qua. Che bella cosa. Sì, non devo più farmi 8 anni di a piedi. Rimozione del sigillo applicato. Accesso così lì. Ok, siamo sempre più vicini al pianeta FM, quindi. Ok ragazzi, ma per oggi mi fermo qua, quindi se vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Quindi, bella ragazzi. Tutta la vita deve seguire una legge della natura. La legge della natura. Beh, ho sempre fatto le cose a modo mio. Percorro la mia strada. Vedo che non capisci come funziona la galassia. Intendo mostrartelo con i tuoi occhi. Diamoci da fare, amico. Onda lotta, in onda! E sarà difficilissimo, ragazzi. Apollo Freno, altro che una gatta da pelare. È un immenso problema questo. Spawnano torte. Scusate, c'è uno spawner sto. Di torte. Guardate lo spawner di torte. Creeper, scherzi. Scherzi. Ho delle ossa, sto andando a... Scheletro tutto! Oddio! Chi gli ha dato fuoco? Non ditemi che sono stati gli scheletri perché non ci credo.